delle ideologie. Immagini in bianco e nero sbiadite e malferme, appena restaurate dalla Cineteca di Bologna. Non c'è ancora il sonoro, ci sono i volti, le passioni, i moniti. Auguro l'unità perfetta, dice Filippo Turati, purché non sia l'equivoco la menzogna e l'inganno. La nascita del PC diventa il primo grande evento politico mediatico. Poi i tormenti, le controversie etiche, i drammi esistenziali di un partito vocato all'autocritica finisce per ispirare intere pagine del cinema italiano. Io sono comunista. Michele, io sono contento che tu esisti. Tu sei contento che io esista? No! La crisi del marxismo è raccontata con un doloroso surrealismo da Pasolini. Totò e Ninetto Davoli, padre e figlio, annoiati e affamati, assistono al funerale di Togliatti un po' come se fosse il loro. Il cammino incomincia e il viaggio è già finito. La provincia fatta di niente, cantieri e case del popolo tornano nella Toscana di Berlinguer Ti voglio bene. Ma il problema non è mia quello di fidanzarsi con Berlinguer, è quello di fare la rivoluzione. Si fa, si fa, si, si fa. L'unica cosa dovrebbe fare Berlinguer è quella di darci via. Operai e borghesi, periferie e salotti, una crepa sociale fino all'accusa di essere diventato un partito radical chic. A che ora è la rivoluzione, signor? Ecco, come si deve venire? Già mangiati? Che? Lei è un imbecille. Lei è una cretina. Prego. È tutto, il TG1 torna alle 16:45. A tutti voi un buon pomeriggio.